Cari amici, ben arrivati in questa presentazione, recensione del nuovissimo Sigma 150 600 mm DG/DN OS per attacco L-mount e attacco E-mount, cioè Sony. Se seguite il marchio Sigma, sapete che Sigma ha creato diverse linee di prodotti, alcuni per reflex, alcuni per mirrorless. Quelle per mirrorless sono classificati con la sigla DG/DN. Quelle per reflex semplicemente DG, ma oggi parliamo della serie mirrorless, appunto, e con questo obiettivo Sigma inaugura una nuova linea denominata Sport. Voi sapete che Sigma ha la linea Art, che è dedicata alla qualità di immagine assoluta per fotocamere con una definizione estremamente elevata, come la Sony A7 IV con il quale abbiamo appunto testato l'obiettivo. Ma c'è anche una linea contemporary che è pensata per bilanciare qualità d'immagine e trasportabilità. Oggi Sigma ha creato per le fotocamere mirrorless una nuova linea, appunto la linea Sport, che permette di avere un'alta qualità d'immagine, ma al tempo stesso anche ottime performance in autofocus, che ovviamente per questo tipo di ottica dedicata alla fotografia naturalistica e sportiva sono estremamente importanti. Quindi trasportabilità piuttosto buona, vicina alla linea contemporary, ma qualità di immagine elevata e sistemi autofocus particolarmente performanti per sfruttare al 100% le capacità di tracciamento, di messa a fuoco molto avanzate, come quelle che sono presenti sia sulle fotocamere Sony che sulle fotocamere, ad esempio Panasonic oppure Sigma per la linea, insomma, L-mount. Prima di vedere ancora i dettagli specifici, alcune cose che comunque fanno piacere: l'obiettivo viene fornito con una sacca per poter essere trasportato e poi una protezione, vedete, con velcro per proteggere la lente frontale quando lo si ripone e che è anche appunto resistente eventualmente agli urti, ovviamente il tappo e poi il paraluce, lo vedete qui, insomma un paraluce generoso, ma insomma che si innesta molto bene con un aggancio e quindi è molto comodo. Non è presente lo spazio per regolare un filtro polarizzatore. Allora, prima di vedere i dettagli della costruzione di questo 150 600 mm dedicato a mirrorless, lo ripeto, alcuni dati tecnici. Obiettivo importante perché sono 25 elementi in 15 gruppi, la lente frontale è 95 di diametro, quindi parliamo insomma di una lente piuttosto importante, 2,1 kg di peso, quindi assolutamente trasportabile. Distanza minima di messa a fuoco 58 cm e 2,80 m, ovviamente a 600 mm, quindi offre un buon rapporto di ingrandimento di 1 a 3. Il peso, ripeto, 2,1 kg, quindi assolutamente trasportabile. E vedete che l'ingombro non è esagerato, non è estremo, si può mettere tranquillamente in un comodo zaino. L'ultima cosa, diaframma 9 lamelle, e vedrete che la qualità dello sfocato, il cosiddetto bokeh, è particolarmente piacevole e curato. Cominciamo a vedere i vari selettori che sono presenti sul corpo dell'obiettivo. Il primo selettore è il commutatore di messa a fuoco automatica con messa a fuoco manuale, molto comodo soprattutto sulle fotocamere Sony. Per quanto riguarda il secondo selettore, è utile per limitare l'escursione interna della messa a fuoco dall'infinito fino alla distanza minima di messa a fuoco, da 10 metri all'infinito e dalla distanza minima fino a 10 metri. Quindi in questo modo noi possiamo regolare e velocizzare il movimento delle parti interne dell'obiettivo per avere una messa a fuoco ancora più veloce e rapida. La cosa interessante è che utilizzando la dock station, che ovviamente va presa separatamente, noi possiamo andare a modificare questi range. Quindi ad esempio invece di 10 metri possiamo impostare 5 metri, tanto per fare un esempio. Parliamo adesso dei commutatori, dei selettori per la stabilizzazione. Quindi abbiamo ovviamente la possibilità di disattivare la stabilizzazione, lo vediamo anche nell'icona sul corpo macchina, la modalità che stabilizza su tutti gli assi e poi la modalità 2 per la ripresa panning, importante nella fotografia sportiva. Poi abbiamo quest'altro commutatore che è molto utile, che ci permette di regolare l'intensità
della stabilizzazione all'interno del mirino, perché sapete che con focali con modalità tele così spinte, quindi siamo a 600 mm, se andiamo in modalità crop addirittura a 900 mm, ovviamente qualsiasi micro movimento determina un movimento all'interno del viewfinder, quindi ci rende più difficile la composizione. Quindi noi possiamo impostare off, che sarebbe la modalità standard, C1 che è la modalità definita dynamic, cioè molto forte, quindi la stabilizzazione è al massimo, stabilizzazione parlo della visione del mirino, e poi C2 che è definita da Sigma come moderata, che permette una visione abbastanza naturale, quindi la stabilizzazione della visione nel mirino elettronico c'è, però è meno, come dire, marcata. E quindi questo può essere utile se dobbiamo, ad esempio, seguire degli elementi che si muovono. In questo modo la progressività, insomma, la visione all'interno del mirino è naturale. Questa è una funzione davvero intelligente che ha introdotto Sigma. Vediamo come è fatto il nostro 150-600 mm. Prima di tutto, costruzione made in Japan, ovviamente sinonimo di qualità. Il materiale utilizzato è il solito e classico TMC, un materiale che permette di rendere leggero l'obiettivo ma molto resistente anche al variare delle temperature. L'innesto del supporto per il treppiede è in modalità Arca Swiss. Poi abbiamo la ghiera per la messa a fuoco manuale, comoda e con rifiniture in gomma molto comoda, e la ghiera per l'estensione del zoom. Sull'estensione dello zoom poi c'è una sorpresa e vi dirò fra poco. Abbiamo il tasto funzione presente nei vari lati, insomma, del barilotto, sia per la modalità orizzontale che la modalità verticale, con, vedete, la classica ghiera di blocco e del nostro obiettivo. Tra l'altro c'è il blocco in modalità verticale, quindi capiamo quando è allineato l'obiettivo, quindi sono tutti i dettagli ma che fanno capire, insomma, l'attenzione che Sigma ha mantenuto e avuto per costruire questo 150-600. L'innesto è stato curato in maniera tale della baionetta per essere particolarmente resistente. Obiettivo che è water resistant, water e dust resistant. Cosa significa? È resistente a una pioggerella, non un acquazzone tropicale, ed è resistente anche alla polvere. Ovviamente non è tropicalizzato, non è fatto per essere utilizzato in ambienti estremamente complicati oppure con piogge veramente estreme, però è water resistant, quindi questa è un'altra cosa molto buona di questo obiettivo. Allora andiamo a vedere adesso le modalità che sono presenti sul nostro barilotto per regolare la frizione e l'estensione della focale, quindi da 150 a 600 mm. Noi possiamo regolarla, come vedete, con una manopola molto comoda in gomma, insomma si impugna molto bene in maniera classica, ma la cosa molto interessante è che è possibile anche utilizzare l'estensione con effetto, diciamo, pompa, ok? Quindi vedete, e questo è molto utile perché se a un certo punto noi vediamo un soggetto e vogliamo utilizzare 600 mm, andiamo velocemente alla massima estensione focale, quindi 250-600. Sigma ha ulteriormente migliorato questa possibilità inserendo un selettore che regola, appunto, diciamo, la frizione di questa torsione, no? Di questa estensione del barilotto a seconda della focale che vogliamo. Allora vediamone uno per uno. Intanto L sta per lock, quindi a 150 mm noi le andiamo a bloccare. Questo è utile quando, ad esempio, portiamo l'ottica, la macchina in spalla, quindi l'ottica è rivolta verso il basso. Poi abbiamo S che sta per smooth, quindi molto morbido, e quindi la resistenza è minima ed è molto utile quando noi vogliamo, appunto, utilizzare l'effetto, diciamo, pompa dell'escursione della focale. Invece T regola, rende un pochino più rigida la torsione, la frizione, appunto, della ghiera di estensione della messa a fuoco, ed è perfetta per messa a fuoco di precisione e quando noi vogliamo utilizzare, insomma, la classica ghiera, la manopola, insomma, per la regolazione dello zoom. Quindi tre funzioni, tre modalità che rendono ancora più utile e ancora più pratico l'utilizzo dello zoom.
Ovviamente non conta solo la qualità costruttiva, che avete visto è molto elevata e curata in ogni dettaglio, è importante ovviamente anche la qualità d'immagine. Da questo punto di vista siamo rimasti molto colpiti dalla bontà dello schema ottico e del risultato finale. Cominciamo dalla nitidezza. La nitidezza è molto elevata a 150 mm, anzi elevatissima a 150 mm, sia al centro che ai bordi del fotogramma, che come potete vedere sono assolutamente nitidi, ma anche a 600 mm. La nitidezza sia al centro del fotogramma, ma anche ai bordi del fotogramma, è assolutamente convincente, cosa che non è affatto scontata per uno zoom con un'escursione focale come questa, 150-600 mm. Per quanto riguarda la resistenza al flare, è molto buona. Sigma ha dichiarato che insomma, ha lavorato molto sul flare. Abbiamo fatto dei test cattivi, oggettivamente un po' estremi. Abbiamo puntato l'ottica direttamente contro il sole, tra l'altro fate attenzione sempre quando fate queste cose perché può essere un problema sia per il sensore che per l'occhio soprattutto, e nonostante questo a 150 mm c'è una leggera presenza di flare, a 600 mm il flare è presente, c'è un, diciamo, un po' un abbassamento di contrasto, ma comunque per questo tipo di focali, e ricordiamoci che parliamo di una lente di 95 di diametro, è un risultato piuttosto convincente. Per quanto riguarda la vignettatura, vignettatura molto buona, sia a 150 mm, praticamente chiudendo di uno stop, due stop, la vignettatura scompare completamente, ma anche a 600 mm, dove a volte la vignettatura diventa un po' più pronunciata, invece in questo caso è assolutamente ben controllata e chiudendo di uno stop, di fatto, insomma, la vignettatura non è più un problema. Per quanto riguarda invece l'aberrazione cromatica, devo dire che ci ha stupito, l'aberrazione cromatica sono davvero ben controllate. Abbiamo fatto un test anche in questo caso severo, cattivo, sostanzialmente una sbarra di metallo illuminata dal sole. Se ci sono le aberrazioni cromatiche, lì si vedono in maniera impietosa. E il 150-600 mm di Sigma si è comportata in maniera egregia da questo punto di vista. Sempre parlando di nitidezza, abbiamo voluto sfruttare una caratteristica presente nelle fotocamere più evolute, come in questo caso la Sony A7 III 4, ma anche le Panasonic S1R ad esempio, cioè la possibilità di croppare direttamente in camera, cioè di moltiplicare l'obiettivo per 1.5. Il vantaggio è che è vero, si perde di definizione, quindi non si hanno più i 61 milioni di pixel, ma non si andrà a perdere, diciamo, di luminosità del diaframma. E anche in questo modo tenete conto che 600 mm diventa un 900 mm croppato, quindi parliamo di tanta roba a 6.3 di diaframma, quindi un'escursione assolutamente adatta anche alla fotografia naturalistica più spinta, la nitidezza rimane eccellente. Sempre per quanto riguarda la nitidezza, vi ricordiamo che questo 150-600 mm può essere utilizzato anche con i duplicatori 1.4 e 1.2 di Sigma, quindi questa è una cosa importante. Nitidezza che rimane molto buona anche alle distanze minime di messa a fuoco, ma soprattutto molto piacevole è l'effetto, il cosiddetto effetto bokeh, insomma lo sfocato. Sfocato estremamente piacevole a 150 mm e poi a 600 mm, ovviamente sul full frame diventa oggettivamente estremo. Abbiamo fatto una foto in cui Roberto era molto vicino allo sfondo e ciò nonostante è praticamente completamente omogeneo, insomma, la resa, insomma, delle aree fuori fuoco, aree circolari, quelle luminose, quindi un risultato molto piacevole anche per quanto riguarda lo sfocato, sfocato molto buono anche alle distanze minime di messa a fuoco. Abbiamo fatto diverse foto a delle ninfee, a delle piccole rane, eccetera, per vedere un po' la progressività anche dello sfocato. Gli effetti che si possono ottenere anche su soggetti a distanza ravvicinata, perché quest'ottica non è adatta solamente alla fotografia naturalistica o sportiva, quindi a soggetti molto distanti. È un'ottica divertente perché si può utilizzare tranquillamente a mano libera, e questa è una cosa molto molto importante, ed è un'ottica che a 150 mm, a 58 cm minima di distanza, si possono ottenere degli effetti molto belli, molto creativi. Se poi consideriamo che possiamo anche moltiplicare per 1.5 la distanza, l'angolo di campo
sempre a 58 centimetri, otteniamo veramente delle riprese quasi macro o comunque sia. Quindi insomma un'ottica molto creativa e non solamente pensata per soggetti molto distanti, ripeto, caccia fotografica o fotografia sportiva. Allora ragazzi, tiriamo le somme di questo nuovo 150-600 mm di GDN che, ripeto, è dedicato al mirrorless, attacco i-mount e le mount ed è inaugura una nuova serie, la serie appunto Sport, quindi una lente pensata per la fotografia dinamica, un sistema autofocus pensato per la fotografia dinamica, tra l'altro noi abbiamo testato anche l'autofocus con riconoscimento del volto e tracciava benissimo senza nessun tipo di problema. Roberto insomma si è mosso anche a 600 mm, che sapete insomma diventa sempre più complicato. Con la Sony A7 III IV il tracciamento è stato sempre perfetto. Ovviamente noi vi facciamo vedere solo un esempio, ma abbiamo fatto parecchi test e quindi possiamo dirvi che la messa a fuoco è veramente molto veloce ed è compatibile con tutte le funzioni previste sulle fotocamere, ovviamente le mount e anche fotocamere Sony. Quali sono i vantaggi e le cose che ci sono piaciute di questo 150-600 mm? Beh, prima di tutto il fatto che io ho in mano un corpo full frame e uno zoom che arriva a 600 mm e in modalità crop a 900 mm. Insomma, con diaframma 6.3 è veramente tanta roba. Ma la cosa che ci è piaciuta ancora di più è il fatto che questa praticità non va a sacrificare, non ci riporta a rinunciare alla qualità d'immagine che è ottima sia a 150 che a 600 mm. Quindi la qualità d'immagine è convincente di questo obiettivo. Non credo che chi utilizzerà quest'ottica ne rimarrà deluso da questo punto di vista. Un'altra cosa che ci è piaciuto e che vi ho appunto presentato nella recensione è la possibilità del cosiddetto dual zoom, quindi non solo con la ghiera come tutti gli obiettivi ovviamente, ma anche appunto con l'effetto diciamo pompa. Questo è molto comodo perché velocemente io posso passare alla estensione massima, quindi a 600 mm, cosa che invece vedete è più laboriosa diciamo con la classica ghiera. Ci è piaciuta tantissimo la possibilità di regolare la resistenza diciamo della ghiera dello zoom e poi non è cosa da poco la possibilità di regolare anche l'effetto della stabilizzazione che si vede all'interno del mirino per avere un effetto più naturale o più marcato a secondo delle necessità, che con un 600 mm, ricordiamo 900 mm in modalità crop, è estremamente importante. Quindi, in sintesi, è un'ottica che a nostro giudizio convince, ha una qualità di immagine ottima, è assolutamente trasportabile, si tiene senza nessun tipo di fatica anche con una mano e ha un ottimo sistema di stabilizzazione. Quindi, direi ottica sicuramente consigliata. Se avete delle domande specifiche, come sempre, lasciate un commento, fatele insomma in descrizione a questo video, mettete un like e vi ricordiamo sempre di iscrivervi al nostro canale e di spuntare la campanellina per rimanere aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!